un omaggio alla storia della marineria torrese, ma anche un documento che restituisce alla memoria collettiva il sacrificio dei marittimi che hanno perso la vita in naufragi e incidenti a bordo. Ieri pomeriggio, nell'auditorium della parrocchia di Porto Salvo a Torre del Greco, la presentazione del libro Uomini in Mare, a cura della giornalista torrese Mariella Romano. Il testo, che racconta anche della battaglia sindacale che nel 1959 ha cambiato i diritti dei lavoratori del mare, nasce da un'idea di Luca Chiusel, segretario cittadino della CGIL, con il patrocinio del comune di Torre del Greco. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato l'autrice e il segretario regionale della CGIL, Nicola Ricci. Questo libro nasce da un'idea di Luca Chiusel della CGIL per restituire memoria al marittimo e alla categoria che da anni fa sacrifici. Torre del Greco fonda la sua origine e la sua economia proprio sul mare. In questo libro parliamo dello sciopero del 59, lo sciopero dei marittimi portato avanti dalla CGIL, che ha segnato una svolta nei diritti dei lavoratori del mare. Iniziativa importante, un momento storico importante in una città come Torre del Greco che sta vivendo le difficoltà di tutte le grandi agglomerate e luoghi cittadini a ridosso di Napoli, un momento di crisi del paese. Il libro, secondo me, assume un valore di contemporaneità per quello che si sta discutendo, per una risorsa economica che è quella del mare, per le tante vite che si sono consumate in difesa del lavoro e in difesa di una storia della marineria di Torre del Greco. Si parla non solo di una capacità economica negli anni di Torre del Greco, ma di come poter anche rilanciare sul lavoro fatto, su questo libro che dà un contributo importante, perché la memoria e la storia ci fanno capire davvero che cosa significa una ricchezza, quella del mare, in termini di lavoro, di occupazione e anche sul turismo. È evidente che va ripresa questa costa e queste grandi professionalità e questo grande lavoro, questo grande spirito che ha contraddistinto i concittadini di Torre del Greco, va fatta un'operazione e anche questa opera che in qualche modo abbiamo voluto, insieme all'autrice, volere a tutti i costi, può dare una mano anche al riscatto sociale, civile di Torre del Greco, politico, sulla base di questi ricordi e di queste che erano davvero storie importanti. Nel corso della serata è stato trasmesso anche il video documentario con la ricostruzione di esperti e il ricordo di testimoni.